Buonasera a tutti e benvenuti al 66esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 25 novembre 2012. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist, coordinatore italiano e coordinatore del gruppo Napoli, e quest'oggi vi aggiornerò con le notizie nazionali e internazionali. Passiamo subito alla prima notizia. Il Movimento Zeitgeist al Summit di Firenze 10 più 10. Abbiamo partecipato come movimento a questa riunione, dove essenzialmente sono usciti fuori tantissimi buoni spunti e c'è stato un brainstorming meraviglioso con i partecipanti. Abbiamo ottenuto anche buoni risultati attraverso la nostra diretta streaming, e comincerei un attimo con il delineare la descrizione che abbiamo proposto appunto a questo summit europeo, in cui appunto hanno partecipato persone provenienti da un po' da tutto il mondo, interessate soprattutto alle novità che abbiamo esposto. La competizione estrema ci ha portato sul ciglio di un burrone. Molti si soffermano a denunciare il problema, altri propongono delle pezze per aggiustare una struttura logora. Noi stiamo pensando a come potrebbe essere una civiltà completamente nuova. Con l'era dell'informazione, le idee e le soluzioni stanno fiorendo come non mai. Partendo dall'open source e da un sistema basato sulla collaborazione, andremo ad analizzare come la società può evolvere culturalmente e socialmente, adottando strategie di sviluppo basate sulla collaborazione e lo scambio di dati in rete. Si possono apportare miglioramenti sia dal punto di vista organizzativo che da quello produttivo, rendendo accessibile a tutti l'opportunità di contribuire al bene comune. L'area tematica a cui abbiamo partecipato è stata beni comuni naturali e sociali. Come relatori abbiamo partecipato in prima istanza io, che sono il coordinatore in quanto coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia, Davide Gaulli, che è un altro coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia e del gruppo Cittadino di Milano, Jacopo Amistani, coordinatore di Open Source Ecology Italia e di Bottega 21, Daniele Poddiche, che è un coordinatore del Movimento Zeitgeist Italia, del GDL Tecnologia e del gruppo Cittadino di Cagliari, e Giovanni Maccioni, attivista del Movimento Zeitgeist Firenze. La conferenza è durata più di 2 ore e abbiamo parlato essenzialmente di diverse argomentazioni, ad esempio proiettando video. Abbiamo proiettato video di Peter Joseph e della nostra Zeitpidola basata su politiche e sistemi decisionali, e abbiamo parlato di open source, appunto, di educazione, di neuroscienze, facendo un ottimo brainstorming. Davide ci ha spiegato le varie iniziative open source e Creative Commons che comunque noi diffondiamo tutti i giorni. Daniele Poddiche ci ha spiegato le diverse applicazioni della RepRap, ovvero di una stampante 3D, e Jacopo ha parlato del movimento Open Source Ecology, di cui lui stesso è coordinatore, e di ciò che stanno portando avanti e ciò che stanno sviluppando. Stiamo già pubblicando dei video del summit, abbiamo pubblicato il trailer, abbiamo pubblicato il primo intervento mio in cui introduco il movimento Zeitgeist, e quello di Giovanni Maccioni, che si basa sul open source da un punto di vista antropologico, rilasciando ovviamente in Creative Commons i testi e le slide, ovvero i lucidi della presentazione, nel caso in cui chi fosse interessato potesse organizzare degli eventi, se appunto appassiona a questa tematica che diffondiamo. Passiamo alla seconda notizia, Culture in Decline, episodio numero 1. Grazie all'ottimo lavoro professionale di Ezio Corrione siamo riusciti a doppiare il primo episodio di Cultura in Declino di Peter Joseph, che parla della democrazia. Quindi un attimo. In questo primo episodio della serie Culture in Decline si affronta il problema della percezione della democrazia nel mondo in cui viviamo oggi, in occasione delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti quest'anno, nel 2012. Ringraziamo ovviamente tutti i traduttori, avrete modo di gustare questo bellissimo lavoro fatto in alta definizione con voci professionali. Grazie. Podcast con Federico Pistono il 14 ottobre del 2012. Abbiamo rilasciato su YouTube il podcast con il fondatore del Movimento Zeitgeist Italia e nonché ex coordinatore nazionale, e ci ha parlato essenzialmente della sua esperienza alla Singularity University, dei progetti che stanno portando avanti e soprattutto del suo progetto di cui è cofondatore, ovvero il progetto Wi-Fi, che mira a dare accesso a internet, almeno secondo le loro previsioni, ad 1 miliardo di persone, cominciando in piccolo con circa 1 miliardo di persone in Thailandia. Quindi vogliono distribuire internet nella maniera più economica possibile, per far sì che le persone possano acculturarsi e quindi aver modo di attingere ad educazione gratuite attraverso piattaforme che anche noi diffondiamo, ad esempio Khan Academy. Altra notizia, Robin Winning,
un attivista presumo del movimento Zeitgeist francese, ha realizzato e adattato un'immagine ad alta definizione per la nostra pagina Facebook, ovvero zeitgeistitalia.org, e questa è l'immagine. Così potrete vedere l'ottimo lavoro che ha fatto questo ragazzo gratuitamente. Ha realizzato circa 4 versioni, anzi 4 versioni ufficiali, 2 adattabili a Facebook, ovviamente tutto in Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo, e una appunto azzurra, scura, e una nera, e poi 2 in alta definizione, casomai la si volesse impostare come sfondo desktop. Ringrazio questo attivista che ha fatto un ottimo lavoro senza che nessuno appunto chiedesse nulla, e giusto per rendere molto più carina la nostra pagina Facebook, e il risultato si è ottenuto, infatti è molto più bella. La prossima notizia: abbiamo ridoppiato Zeitgeist Moving Forward con una nuova versione, sostituendo le voci che non andavano molto bene perché non erano molto professionali per via degli accenti, eccetera. Ringraziamo ancora Ezio Coriglione per questo splendido lavoro che, ripeto ancora, tutto gratuito ed è veramente qualitativo. Stiamo progredendo a livello qualitativo in una maniera esponenziale e senza soldi, senza neanche un euro. Quindi avrete modo di assaggiare il lavoro di Ezio, delle persone valenti che hanno contribuito a doppiare questo splendido film, a mio avviso. Presentazione quotidiana sui social network dei progetti open source e Creative Commons. Tutti i giorni stiamo pubblicando attraverso delle immagini e delle descrizioni molto brevi delle iniziative nostre, in particolare quello relativo al documento rilasciato su Google Document, a cui tutti appunto possono avere accesso e visualizzazioni e condivisione, che si chiama Open Source Project e Creative Commons Project attivi. Quindi sono quelle iniziative già operative, funzionanti, di progetti che a livello non profit, quindi a costo zero, possono dare veramente un grande contributo alla nostra vita quotidiana, ma anche se le si vuole presentare alle nostre amministrazioni comunali, provinciali, regionali, alle scuole o in qualunque altro gruppo voi vogliate. Queste sono iniziative che a costo zero, grazie alla partecipazione di persone che si sono auto-organizzate spontaneamente, hanno deciso di riorganizzare la loro vita e aumentare la loro qualità di vita, quindi anche la nostra essenzialmente, dando la possibilità a tutti di attingere a queste bellissime iniziative. Quindi stiamo riscuotendo un grande successo perché le stiamo, come ho già ripetuto, pubblicando su Facebook, e ci sono tantissime visualizzazioni e ogni settimana ci arrivano altre iniziative meravigliose sia su Facebook che sulla nostra mail ufficiale, che sarebbe staff@zeitgeistitalia.org. Quindi stiamo progredendo, il documento si fa sempre più grande, quindi conferma sempre di più che un nuovo mondo non solo è possibile, ma si può già applicare. L'importante è informarsi in prima istanza e poi diffondere determinati progetti, quindi non c'è nient'altro da fare. Creazione template per conferenza TZM e collaborazione con TZM Ecuador. Abbiamo creato, sotto la scia dell'evento di Firenze, un documento, un modello basato su un documento Google Document per organizzare un qualsiasi evento. Quindi diamo delle informazioni di base, i siti per i trasporti, per gli alloggi, per la logistica, per qualunque necessità, e appunto lo abbiamo strutturato nella maniera più fruibile possibile affinché tutti possano attingere a questi documenti. Ovviamente è sempre aperta a nuove migliorie, e con grande stupore il movimento Zeitgeist Ecuador ci ha richiesto appunto di poter subentrare, di poter attingere da questo documento. Noi ovviamente abbiamo risposto sì, lo faremo con tutti, anzi questo documento non ha neanche bisogno di permessi, basta semplicemente un copia e incolla e chiunque può fare ciò che essenzialmente vuole. Quindi Andrés Delgado, che è il coordinatore del movimento Zeitgeist Ecuador, attingerà da questo nostro documento per l'organizzazione di un simposio, almeno da quello che ci ha detto. Campagna crowdfunding per RepRap da mostrare ad enti pubblici e scuole. Abbiamo parlato molto spesso di questo argomento e abbiamo deciso che per diffondere la filosofia open source, quindi della collaborazione spinta, ci servisse un dispositivo, un macchinario che potesse rendere ancora più tangibile l'idea di un cambiamento che è già iniziato, che sta progredendo in tutto il mondo. Quindi essenzialmente noi abbiamo scelto di costruire una RepRap, ovvero una stampante 3D. Per chi non lo sapesse, una stampante 3D è un macchinario che, attraverso un processo additivo, ovvero strato dopo strato, utilizza dei materiali, plastica, metallo, vetro, qualunque, la nostra utilizzerà della plastica, costruisce in 3D un oggetto che è precedentemente modellato attraverso un software CAD, che può essere gratuito e open source anch'esso.
Quindi si può virtualmente creare qualsiasi tipo di oggetto, parti di ricambio, e questi oggetti hanno una elevata resistenza all'usura perché sono progettati per non rompersi nella piena filosofia della decrescita, e soprattutto sono a chilometri zero, e le stampanti che noi andremo a costruire sono autoreplicabili fino al 70%. Quindi adesso noi stiamo per lanciare una campagna crowdfunding attraverso uno spot che abbiamo deciso e concordato insieme, tradurlo in inglese, anche in inglese, e rilasciare un video in cui le persone potranno appunto scoprire quello che vogliamo fare attraverso la piattaforma di crowdfunding Indiegogo. E quindi noi essenzialmente, una volta raccolti questi soldi, che saranno appunto trasparenti e visibili attraverso un bilancio pubblico, costruiremo due stampanti 3D da mostrare nelle scuole, negli enti pubblici, ma anche a chiunque voglia, a Milano e Napoli. Davide Gaoli si occuperà di assemblarla a Milano e io qui a Napoli. E per ora è tutto, poi vi faremo sapere. Ok, novità Open Source Ecology, in particolare la stufa a pirolisi. Da questo momento in poi diffonderemo gli articoli di Open Source Ecology e delle loro invenzioni, che appunto prototiperanno e rilasceranno sotto licenza Open Source Hardware. In particolare oggi parliamo della stufa a pirolisi, che sarebbe un macchinario che ha un'efficienza pari quasi al 100%, che bruciando della semplice biomassa, quindi stiamo parlando di foglie secche, nel video in cui mostriamo c'è delle rose secche, appunto, anche dei pellet, bruciando questi materiali, questi combustibili, scusate, si produce metano puro. E attraverso una forma specifica di questa stufa, che costa secondo lo store della Lucia Stove circa $35, questa invenzione è stata appunto progettata per i paesi in via di sviluppo. Costando $35, questa invenzione essenzialmente risucchia l'ossigeno e l'anidride carbonica presente all'esterno, trasformandola in carbonio, e la intrappola nei rifiuti vegetali, appunto la biomassa che ho spiegato prima, producendo così infine il cosiddetto biochar, ovvero il carbone vegetale che può essere utilizzato per fertilizzare il terreno. Questa stufa potrete assaggiarne appunto l'efficienza attraverso il video che abbiamo pubblicato. Riesce a bollire l'acqua in pochissimi secondi e scalda una casa in pochissimo tempo. Costa appunto $35 ed è fatto con circa una quarantina di lattine della Coca-Cola, quindi alluminio riciclabile al 100%. Un macchinario fenomenale a mio avviso, e Open Source Ecology immetterà questa nuova invenzione secondo licenza Open Source Hardware, quindi potrà essere migliorata, ampliata, potrà anche servire per chi vuole per usi commerciali. A noi non interessa questo aspetto, l'importante è che si migliori il progetto, che la filosofia dei brevetti venga sempre meno. Campagna The First Christmas. Il movimento Zeitgeist a livello mondiale ha lanciato una campagna che si chiama appunto Il Primo Natale, traducendola in italiano. Essenzialmente si basa su questo concetto. Se noi vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo agire sui nostri consumi, in particolare in questo periodo di Natale, che è sempre meno visto come una festività rivolta a far del bene al prossimo, bensì viene più adoperata come una campagna di marketing dove bisogna consumare, altrimenti l'economia appunto cola a picco. Abbiamo già parlato di come questo meccanismo non solo leda all'economia stessa, ma come leda soprattutto all'ambiente, quindi alla società, e quindi a te, a me e a tutti quanti. Quindi essenzialmente questa campagna si rivolge a tutti coloro che vogliono ridurre o azzerare i loro consumi, o se devono appunto spendere dei soldini per far qualcosa, si affidino a enti caritatevoli, ma meglio ancora sarebbe appunto farsi beneficenza da sé, quindi auto-organizzandosi e appunto donando cibo, vestiti che non si usano più, essenzialmente quello che andremo a buttare in discarica potremmo donarlo a persone appunto che vivono in condizioni di vita inferiori delle nostre. Quindi sarebbe la vera rivelazione dello spirito natalizio, che non si basa più sullo solo spendere e fare regali, che appunto non provano né che amiamo la nostra famiglia, i nostri amici o i nostri amori, né fanno bene né alla società né alla nostra economia. Vi ricordo che ci basiamo ancora su una cosiddetta spreconomia, un'economia dello spreco basata sul debito e sul continuo consumo che logora il pianeta. Quindi se volete attingere, ci sono tutte le istruzioni
attraverso un link vi collegherà al sito Twibbon e quindi avrete modo in due clic di inserire il logo del First Christmas sul vostro profilo Facebook e Twitter, in modo tale che le persone vedano che state partecipando a questa campagna e magari possono anche diffondere a loro stessi questo messaggio che abbiamo lanciato. Questo ovviamente non è rivolto solo al movimento Zeitgeist, ma a tutti coloro che si sentano disponibili ad accogliere questa idea nuova. Grazie. Ora passiamo alle notizie internazionali. Guida di orientamento per l'attivista 2012 quasi rilasciata. Sono stati rilasciati già alcuni capitoli della guida del 2012, che andrà a sostituire quella appunto del 2009. E quindi chiediamo alle persone se vogliono aiutarci con la traduzione di appunto fare un fischio, di partecipare ai nostri TeamSpeak, di presentarsi oppure di inviarci un'email a staff@zeitgeistitalia.org per la traduzione di questa guida che sarà il nuovo riferimento nel 2012 del movimento Zeitgeist a livello mondiale. Hangout with other Zeitgeist of the World. Ogni domenica ci riuniamo su Hangout, la famosa piattaforma di videochat di Google, dove praticamente tutti i volontari del movimento Zeitgeist del mondo si riuniscono per scambiarsi idee e per sapere un attimo cosa stanno facendo nei loro capitoli regionali, nazionali o cittadini. Bene, passiamo ai report dei gruppi cittadini. Comincerei io e poi lasciare la parola agli altri così possono spiegare le loro iniziative che stanno portando avanti nelle loro città. Allora, noi ci stiamo riunendo ogni mercoledì alle 18, ovviamente parlo del capitolo di Napoli, con la coordinatrice del movimento Zeitgeist di Salerno che si chiama Emanuela Ziccardi e Maximiliano Gambardella, attivista volontario, scusatemi, del movimento Zeitgeist Napoli. Quindi ogni mercoledì ci scambiamo idee su come un attimo progredire la situazione nella nostra città. E tra poco le lanceremo anche su YouTube, quindi tutti quanti attraverso un semplice clic potranno interagire con noi attraverso questo strumento che non richiede installazioni, parlo sempre di Hangout, che non richiede installazioni e ha dei plugin molto carini e personalizzabili. A Casoria, qui dove vivo, incontrerò Vincenzo R per definire dei progetti da portare avanti in comune a Casoria, per stimolare la partecipazione e risparmiare soldi, facendo risparmiare soldi quindi agli enti pubblici e quindi a noi. In particolare l'installazione dei computer di Ubuntu su tutti i PC dell'amministrazione pubblica e delle scuole pubbliche qui dove vivo io per risparmiare appunto parecchi soldi. Infatti ricordo che anche da un servizio di report che diversi anni fa, dove intervistavano l'allora presidentessa della provincia di Bolzano, che aveva scelto di sostituire tutti i sistemi operativi, quindi anche le suite office dei computer comunali, hanno risparmiato all'incirca 200.000 euro, perché praticamente costava più di 100 euro a macchina tra aggiornamento annuale del sistema operativo Microsoft e della suite office. Quindi con un semplice cambiamento hanno migliorato, hanno ampliato la loro conoscenza sul software libero, hanno ottenuto più efficienza e hanno risparmiato, come già ho ripetuto, 200.000 euro. Noi vogliamo fare una cosa del genere in tutti i comuni che sono predisposti a questo tipo di cambiamento. Inoltre proporremo anche soluzioni sui trasporti, sulla mobilità efficiente, per esempio il carpooling, che a costo zero permetterebbe di risparmiare traffico, soldi, aumentare la socialità delle persone e quindi senza intaccare appunto neanche un euro nelle casse dei comuni, che la maggior parte sono praticamente vuote, quindi senza mettere in mano a trasporti, a scavi, metropolitana, eccetera. Quindi sarebbe un buon rimedio a costo zero per modificare un attimino le nostre abitudini. Lo spot della RepAraP appunto già è quasi pronto e lo manderemo in streaming. Lo stiamo elaborando anche attraverso un grafico che fa parte di Open Source Ecology qui a Napoli. Nella sesta municipalità di San Giovanni a Teduccio abbiamo tenuto un incontro con la presidentessa della sesta municipalità, parlo di Barra, San Giovanni e Ponticelli, che fanno circa 200.000 abitanti insieme, e si proporrà appunto di usare Ubuntu come sistema operativo per l'amministrazione. Chiederemo una sala per una serie di conferenze, la creazione di gruppi cittadini di autoaiuto, in particolare di gruppi di acquisti solidali, ma anche del tempo e altri progetti che comunque diffondiamo tutti i giorni anche noi del Movimento Zeitgeist, a cui anche se vogliono altre associazioni culturali possono aderirvi e diffonderle.
Richiederemo appunto una lista di associazioni presenti sul territorio per una collaborazione tra il movimento Zeitgeist e altre associazioni con affinità simili, per esempio la Decrescita Felice. Richiederemo anche la collaborazione con le scuole per proiezione appunto dei video del movimento Zeitgeist. Passiamo adesso a Salerno e faccio le veci di Emanuela Ziccardi, la coordinatrice del movimento Zeitgeist di Salerno. Stanno appunto riorganizzandosi. Stanno vedendo di strutturare anche un loro hangout personale per il gruppo di Salerno. Si stanno appunto contando e vedendo un attimo le loro risorse per poter un attimo, umane ovviamente, per poter un attimo cambiare la situazione attraverso progetti che comunque diffondiamo tutti noi. Stiamo cercando di ottenere dei contatti nell'Università di Salerno per un incontro con gli economisti, dato appunto da una ragazza che dopo successivamente la nostra ultima conferenza a Salerno ci ha intervistati prima di tutto e con grande stupore ci ha richiesto appunto un dibattito tra noi del movimento Zeitgeist, ma anche chiunque esperto in economia che abbia affinità appunto con le nostre idee, a dibattere appunto con dei professori di economia per vedere di trovare un attimo una soluzione per appunto insegnarci e insegnare qualcosa di utile per uscire da questa crisi perché non se ne può più essenzialmente. E stiamo ottenendo appunto tantissimi contatti con i simpatizzanti del movimento. Il resoconto della conferenza sarà pubblicato appunto in questa chat su TeamSpeak e poi successivamente nel rapporto che uscirà come sempre su tutti i nostri canali social e anche YouTube in questo caso da un po' di tempo a questa parte. Lascio la parola agli altri coordinatori che appunto spiegheranno le loro novità. Ok, grazie a tutti e chiudendo questo podcast vi invito a partecipare nuovamente e vi ricordo che ogni due domenica alle ore 21:30 ci sarà l'incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Qui trovate le informazioni per connettervi. Io vi saluto, sono Vincenzo Barbato e vi aspetto al prossimo TeamSpeak. Ciao ragazzi, buona serata.